Oggi, per esempio, se dovessi dedicare, ma è una mia visione personale, se dovessi dedicare, e faccio una dichiarazione un po' provocatoria anche nei confronti dei miei amici che stanno qui al tavolo e a voi soprattutto, dedicare il film è al direttore dell'Avvenire, che ritrovo che sia una persona che ha uno spirito del 68, ritengo che bisogna essere così. Una conferenza stampa infuocata e zeppa di dichiarazioni politiche, quella di stamane dopo la proiezione de Il Grande Sogno, il film autobiografico che Michele Placido ha realizzato su 68 con Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca tra gli interpreti. Quasi un diario, un romanzo popolare, ha detto il regista, difendendo a spada tratta il lavoro, fischiato da molti perché prodotto da Medusa, la società del premier contro il quale lo stesso regista si è più volte scagliato. Ma il bello del cinema è anche questo, che faccia discutere. E a proposito di impegno, è proprio dalla mostra che parte un'iniziativa di grande rilievo contro la violenza sulle donne. Si chiama Action for Women, Azione per le donne, il concorso cinematografico realizzato dalla Camera dei Deputati, da YouTube e dalla delegazione italiana al Consiglio d'Europa per coinvolgere gli aspiranti registi di 11 paesi europei nella lotta alla violenza sulle donne. Il miglior video verrà premiato con la proiezione alla mostra il prossimo anno. Madrina del progetto, la bellissima e simpatica Michelle Hunziker. Io sono qua perché da 2 anni che ho a cuore questo argomento con la mia fondazione, e ce n'è veramente bisogno di comunicare, c'è bisogno dei media, c'è bisogno di far sapere alle donne a casa che cosa possono fare per aiutarsi a tirarsi fuori da questo dilemma della violenza domestica, perché la violenza domestica è una violenza particolare dove tutti hanno paura di venirne fuori.